per cadere, che paura. Che cosa sarà andata a fare lassù? Oh, accidenti. Non era qui che volevo atterrare, però. Dove sono finita? Oh, mi sono sbagliata. Dove sono? Allora, sono in alto, ma dove? Vediamo. Che cosa succede laggiù? Carino il signore col casco. Buongiorno, signore. Buongiorno. Non faccia sciocchezze, signora, la prego. Ci sono qua io adesso. La vita è bella. Eh? Non deve suicidarsi, si risolve tutto. Non mi voglio suicidare, mi sono solo persa. Dicono tutti così. Senta, vengo su a prenderla e poi scendiamo insieme, d'accordo? Oh, sì. Eh? D'accordo. Brava. Vada, la seguo, sono abituata. Non ci proverà più, vero? Non tocchiamo questo tasto, tanto anche se volessi morire io non... Che dici? No, niente, su, scendiamo. Grazie, frode cavaliere. Mi dice cosa ci faceva lassù? Se le dicessi che sono un angelo custode, mi crederebbe? Sì, certo. Io invece sono Lucifero, si figuri un po'. Accompagnala all'ospedale. Sì, signore. Psichiatrico. Ma dove diavolo è finita? Tu sai dov'è la pista di pattinaggio? Non la trovo. Va bene. Mi dispiace, non ce n'è più. Opla! Farabutta! Al ladro! Al ladro! Che ha fatto il ragazzo? Mi ha rubato le banane. Ne è sicuro? Allora? E stia attento a quello che dice. Perché lo hai fatto? È lui il ladro. Quando ci va mia sorella, le ruba sempre il resto. Tieni, così siete pari. Ma non farlo mai più. Tu chi sei? E via! Forza, andiamo su! Ecco avanti, dai! Muoversi! Elsa, piega le gambe, morbida, sei tesa come una scopa. Dai, Alice, che fai? Stai dormendo? Vai con le trottole, forza! Che combini, Alice? La prossima caduta sono 5 giri di pista. Non ce la faccio, Richard! Non discutere, sono 10 i giri. Venite qui, tutti, venite. Ascoltatemi. Se continuate ad essere lenti come lumache, fate pure una croce sulla qualificazione ai campionati. Quando vi dico una cosa, dovete farla subito. Dai, ricominciamo. Ecco qua, brava, non hai capito niente. Ti ho detto di girare all'esterno e tu invece fai il contrario. Ma che ti passa per la testa? Ho mal di schiena, Richard, ho mal di schiena, lo capisci? Con gli antinfiammatori che ti ha dato il dottore puoi reggere fino ai campionati senza problemi. Non li faccio i campionati. Cosa? Sì, non li faccio. Molto bene, te la sei cercata, 5 giri di pista. Lasciami in pace, Richard. Allora te la vedrai con tua madre. Dai, ragazzi, muoversi. Muoversi, ho detto, forza. Ma perché a lei non dici niente? Beh, che muso lungo, che ti è successo? Niente. Difficoltà, sempre difficoltà.
All'ufficio di disoccupazione. Hanno perso un documento e non mi hanno pagata. Dai, si risolve tutto. Vuoi bere qualcosa? No, no. Bene, che altro è successo ad Alice? Succede che continua a fare di testa sua e si rifiuta di obbedire. Crea tensione nel gruppo, quindi mi dispiace, ma se continua così la devo allontanare. Come se non avessi altri problemi. Beh. Le parlo stasera. Ciao. Hai fatto i compiti? Non ci capisco niente. Mi devi aiutare. Ma che cosa fai? Non è scarabocchiando tutto il giorno che ci capirai qualcosa. Mamma, che ti prende? Fai sempre di testa tua. Hai anche disobbedito a Richard. Mi ha detto che non vuole più allenarti. Sei insopportabile. Lo so che è dura, ma se vuoi qualificarti non puoi fare a meno di lui. Ancora un piccolo sforzo, Alice. Mamma, ma gli sforzi non finiscono mai. Prima erano gli interclub, adesso i campionati. Con te è sempre così. Non vuoi più diventare una campionessa? All'inizio era bello pattinare, mi divertivo. Ma adesso... Adesso cosa? Io sono stanca. Ah, beh. Spendo tutti i soldi che ho per le tue lezioni. Sacrifico la mia vita per te e tutti stufi. Sei veramente un egoista. Visto che sono un egoista, domani non ci vado. Così studio matematica. Ma perché è così difficile? Alice, è ora? Sono le 6. Dai, svegliati. Farai di nuovo tardi. Dai. Tu pensi che io sia egoista? Vorrei che qualcuno mi aiutasse. Vorrei essere come le altre. Giocare con le bambole, avere delle amiche. Dormire la mattina. Mangiare quello che voglio. Alice, facciamo tardi. A stasera. Mantenete le distanze, accelerate. Su, forza. Alice! Dai, hop! Bravo, così! Hop! Ah, bene! Così! Alice! Stop! Venite, venite qui! Io finirò veramente per arrabbiarmi, Alice. Ma Richard, mi fa male la schiena. Se hai mal di schiena, lascia stare i salti. E lavora sulla piroetta incrociata. Ma anche con la piroetta mi fa male. Alice, adesso basta. Obbedisci a Richard. Vi odio tutti. Vi odio tutti quanti. Perché qualcuno non viene a portarmi via? Non voglio vedervi mai più, mai più. Buongiorno. Buongiorno. È sua figlia? Sì. Beh, l'allenatore non è simpatico. Li prepara per il gulag o per la legione straniera? Non mi sembra che lei conosca il pattinaggio. L'allenamento è duro, ma è il prezzo da pagare per vincere. Lei conosce il proverbio che dice la frusta non fa avanzare le pietre? No, mi dispiace, no. È tanto che ha il mal di schiena. Non credo che abbia davvero male, poi è seguita da un medico. Ma lei chi è? Scusi, non mi sono presentata. Josephine Delamar, medico della Federazione Sport sul Ghiaccio. Lei è... un medico federale? Sì, perché? Qualcosa non va?
No, no, sono specializzata in traumatologia e mi occupo dell'allenamento dei pattinatori di alto livello. Ah, davvero? Sì, davvero. Bene, Alice. Riposati 2 minuti. Poi ti asciughi le lacrime e ricominciamo. In che lingua deve parlare per farle capire che soffre? Ce l'ha con me, signora? Lei è... Non vedo nessun altro che si accanisce su una bambina di 9 anni. Ma con che diritto, si permette? Non mi sono presentata, Josephine Delamar, medico della Federazione Sport su Ghiaccio. Beh, mi scusi, ma avrebbe potuto avvertire. Perché? Così avrebbe bevuto una camomilla prima di venire qui? Fammi vedere dove ti fa male. Sembra un problema di cartilagine e non c'è affatto da scherzare. Ha bisogno di riposo, deve evitare gli sforzi. Il medico sportivo l'ha vista di recente e dice che non c'è nulla di grave. Ah, perfetto, vedrò la sua cartella e mi scusi di averla disturbata. Arrivederci, Richard. Alice, ci lasci soli, devo parlare con tua madre. Ti rendi conto della figura che mi ha fatto fare? Ora mi farà rapporto. Ma chi è quella? Non lo so, ma adesso basta. Te l'avevo detto, è chiaro. Tua figlia non ha più voglia di pattinare. È meglio che lasci. Ma dicevi che era la migliore del gruppo. Sì, è vero, ha molto talento ed è anche portata. Ma se non ne ha più voglia, io non posso farci niente. Secondo me è meglio che smetta per un po' e riprenderà tra qualche mese. Non voglio che smetta adesso. Può diventare una campionessa, non farà come me. Ma è lei che sta sui pattini. È lei che deve scegliere. Non la puoi costringere. Ho capito, anche tu sei contro di me. Sai benissimo che non è così. Non mi abbandonare allora. Signora, c'è un messaggio per lei. Grazie. Ci mancava solamente questa. Che succede? È che tuo nonno ha avuto un'embolia polmonare ed è stato portato d'urgenza all'ospedale. È una cosa grave? Sì, abbastanza. Beh, allora andiamo all'ospedale. No, meglio di no. Tu lo sai che io e lui non ci parliamo. Ma ti prometto che gli telefoniamo. Se vuole chiamare subito. La ringrazio, ma Alice deve andare a scuola. Bene. Arrivederci. 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 Ah, qui mi perdo un'altra volta. Coraggio, Josephine, al lavoro. Ecco. Se mi chiedono di operare qualcuno, almeno sono pronta. Scusi, signora, ha ancora l'etichetta sul camice. Ah, grazie. È perché l'ho appena comprato. I medici devono pagarsi i camici? No, è una cosa provvisoria. La sanità è in crisi. Buongiorno. Dottoressa Delamar. Buongiorno. Faccio una sostituzione temporanea. Il signor Dupuy è ricoverato qua? Sì, lo conosce? No, conosco la figlia e la nipote. È lui? Sì. Posso parlargli? Sì, ma per poco, è molto debole. Non fa che delirare. È uscito dal coma, sta bene, ma ripete sempre un nome. Alice, lei sa chi è? È la sua nipotina. Mi scusi, mi chiamano. Paul. Paul. Alice verrà a trovarla presto. Sbrigati, sei in ritardo. Ciao, mamma. Buona giornata, amore. Signora, mi scusi. Sì? Qual è l'autobus per l'ospedale? Il 57 è diretto. La fermata è lì davanti al fornaio. Grazie. Lei sa cos'è un'embolia? L'embolia?
Non te lo so dire, ma vedrai che te lo spiegheranno in ospedale. Grazie, signora. Arrivederci. Ciao, cara. Non posso farti entrare, piccola, anche se è tuo nonno. I bambini non sono ammessi in rianimazione. Dovrei tornare con la mamma. Non vuole venire, è arrabbiata con lui. Allora con tuo padre. Non ce l'ho. Mi dispiace tanto, ma non posso farti entrare. Piccola, che succede? Sembri triste. Buongiorno, dottoressa. Cosa fai? Che cosa fa qui? Dammi pure del tuo, se ti fa piacere. Io ci lavoro qui in ospedale. Ma se ci lavori, allora mi puoi aiutare. Certo. Non respira più. Ma sì. Dai, digli qualcosa. Nonnino, sono io, nonno. Dai, piccola, andiamo. Tornerò presto, nonno. Dopo tutto questo tempo non sono ancora finiti i lavori alla cattedrale. 800 anni, non è possibile. Grazie per avermi aiutato con il nonno. Perché fai questo per me? Noi non ci conosciamo. Dai, rispondi. Beh, sono il tuo angelo custode. Sì, figurati. Allora fammi vedere le ali. Non hai un po' di fame? Qui fanno dei pasticcini da perderci l'anima. Volevo dire... No, e poi odio i dolci. È quello che racconti a tua madre, ma ti piace il gelato alla fragola e odi il pistacchio. Tu come lo sai? Dai, andiamo. Altro? No, grazie. Bene. Josephine? Sì? Quali poteri hanno gli angeli custodi? Perché me lo chiedi se non ci credi? Mi serve una prova. Allora? O ci credi o non ci credi. Fammi un miracolo o io urlo. No, dico, ma che modi sono questi? Sai come si chiama quello che stai facendo? Ricatto. E non è una cosa bella. Perché tu non stai facendo altro che chiacchierare. E non è una cosa bella. Beh, allora? Se è questo che vuoi... No, aspetta. Hai vinto. Odio fare queste cose. Mi credi adesso? Sì, adesso ti credo. A parte questo, com'è il lavoro dell'angelo custode? Consiste nell'aiutare la gente molto triste e sola. E siccome ieri alla pista di pattinaggio eri disperata, piangevi e chiedevi aiuto, eccomi qua. E come hai fatto? Mi hai sentita? Beh, se sono qui ti ho sentita. Ma quindi abiti alla pista di pattinaggio? Diciamo al piano di sopra. Ma si sente bene. Non hai un po' caldo? Così va meglio. Josephine, sai, con mia madre ci vorrà ben altro che moltiplicare palline e spegnere fuochi. Fidati di me, piccola. Bene, meno male che è arrivata, signora. Alice è stata assente oggi. Come? Ho provato a chiamarla, ma il suo telefono non funziona. No, vedete. Suo nonno è malato, penso che sia andata in ospedale. Non l'avrà mica lasciata andare da sola, vero? Senta, io lo so che ha dei problemi. Vorrei poterla aiutare. Perché non vuole incontrare la nostra assistente sociale? Per quello che serve. Me la cavo benissimo da sola. Arrivederci. Allora, qual è casa tua? Quella che non ha i fiori. La mia camera ha le tendine. Non voglio tornare a casa. La mamma sarà arrabbiata. Assumiti le tue responsabilità. Perché non vieni ad assumertele con me? No. Ma io ti starò vicina. Dai. Ciao, Josephine. Ciao. Adoro questa ragazzina. Se potessi, la adotterei. Farebbe una buona cosa ad affittare la casa. La madre è al verde. Sì, lo so, mi occupo di tutta la famiglia.
Guardi che non è fulminata. Ah, no? No. La lampadina funziona. Ma deve metterne una da 60 watt, perché da 100 watt è troppo forte. Ecco fatto. Arrivederci. Arrivederci. Ma dov'eri? Alice, dimmi la verità. Sei andata da tuo nonno in ospedale? Nonno non sta affatto bene. Perché non vai da lui? Siamo la sua famiglia. Ti ha detto qualcosa? No, era troppo stanco. Mamma, gli ho scritto che ci deve aiutare. Cosa? Non l'avrei mica fatto davvero? Sì, l'ho fatto. Non puoi più pagare l'affitto. Devi soldi a tutti quanti. Lo sai che io non voglio niente da lui. Dimmi che ci andrai. Bene, allora devo trovare qualcosa di adatto. Vediamo un po' qui. Dunque. Ah, ecco. Questo non mi sembra affatto male. Ah, mi dispiace per chi ha fatto la radiografia. Cos'è? Alcodistrofia. Acuta. Solo a dire il nome fa già male. Bene. Così. Resta e poi distendi. Bene, carino. Buongiorno, Richard. Possiamo parlare? Non ho molto tempo ora. Recupera, Veronique. Non ha tempo o non ha voglia di perdere tempo? Va bene, mi aspetti al bar. La raggiungo tra un istante. Richard Lanzi, il torturatore, immagino mi sistemerà per le feste nel suo rapporto. No, ho bisogno di lei. Ah, pensavo che... E cosa vuole che faccia? Che non faccia pressione ad Alice. Alice è sicuramente stanca, ma secondo il dottor Michaud non corre alcun rischio. Può affrontare i campionati. Sì, allora parliamo del dottor Michaud. Vede la macchia bianca? È segno di un'algodistrofia acuta che può diventare irreversibile. No, scusi, cosa mi sta dicendo? Alice si lamenta spesso, ma né Chantal né il dottor Michaud mi hanno detto che era così grave. E lei non lo trova strano? Vuol dire che mi hanno nascosto la condizione di Alice perché io non cambiassi il modo di allenarla? È una cosa possibile. No, che non è possibile. Michaud è un medico molto esperto, è sempre stato vicino agli atleti. Non farebbe mai correre dei rischi a una bambina. Mi sembra che lei stia calcando la mano. Chantal è pronta a tutto perché Alice diventi una campionessa. Forse è stata molto convincente con il dottore. È scapolo, vero? Che cosa sta insinuando? Non è alta, ma come ficcanaso raggiunge picchi elevati. Bene, se non ha più nulla da dirmi, ho un'allieva che mi aspetta. Richard, ascolti. Giusto perché, come dice lei, sono una ficcanaso. È davvero sicuro dei sentimenti di Chantal? Pensa che preferisca averla come amante o allenatore? Io odio fare questo. Aiutami, mamma, è pesante. Grazie, amore. Ecco qui, questi sono i documenti. Signore. Sì, che c'è? Non può cacciarci via così. Ah, non posso? È un appartamento ammobiliato, senza cauzione né contratto. Io ho tutto il diritto, certo. Cara signorina, sai? E con tutti i soldi che mi deve ancora tua madre, anche un santo l'avrebbe sbattuta fuori. Quindi tranquilla. Quella donna è così. Gli dai un dito e si prende il braccio. Non sì, signorina. Inutile discutere, è un idiota. Ma sentila, che si aspettava, eh? Anch'io ho delle spese, sa? Anch'io ho dei problemi, quindi finiamola. Anch'io ho le rate della macchina da pagare, mia cara. Meglio che se ne vada, chiaro? Ma tu guarda. Che gente. Sono 307 franchi. Non andremo lontano. Ma cosa fanno?
ci fermiamo all'Hotel Paradiso. Pensi di pagarlo con 307 franchi? Proviamoci. Vado a chiedere. Ah, meno male. Oh, l'acquario. Sono solo dei pesci, dai. C'è Josephine. Oh, che sorpresa. Per favore, venite a sedervi con me. No, noi dovremmo... Su, vi sto invitando. Mi fa piacere. Beh, allora, se insiste. Prima devo solo fare una telefonata. Dai, siediti. Tutto bene? Tu mi nascondi qualcosa. Il tuo piano è partito male, Josephine. Perché non hai impedito a quel tizio di sbatterci fuori di casa? Bella domanda. Tu conosci il proverbio peruviano che dice: se aiuti il tuo asino a tirare la carretta, gli rubi la vena. In sostanza vuol dire che tua madre deve capire da sola la situazione nella quale si è messa. Capito? Sì, ci ha buttato fuori. Siamo all'Hotel Paradiso. Vabbè, Paradiso si fa per dire. No, non puoi sbagliarti, è tra la pista di pattinaggio e il municipio. Prego, signori. Conto su di te. Un po' di pane, grazie. Certo. Non mangi? Oh, hai ragione, non sa di niente. Ti va questo? Sì. Grazie, Josephine. Complimenti. Con me mangia davvero come un uccellino. Per questo non regge l'allenamento. Anch'io ero così quando pattinavo. Anche lei pattinava da giovane? Sì, ma ho smesso. Colpa di suo padre. Sì. Lei come lo sa? È un classico. Ho lavorato sul transfert genitori-figli nello sport ad alto livello. Ero in una squadra di provincia e mio padre non ha voluto che venissi a Parigi per allenarmi ad alto livello. Allora ho lasciato. E non glielo ha mai perdonato? No. Vieni, andiamo in giardino. Sì. Mi presti 5.000 franchi? Chantal, tutti i soldi che ti ho prestato e le lezioni private ad Alice. Lo sai che sarà qualche decina di migliaia di franchi? Sì. Io sono solo un allenatore. Ne ho bisogno. Perché non le chiedi a Michaud? Ma che c'entra adesso Michaud? Se non mi aiuti, siamo in mezzo a una strada. Che ti succede? È fatta. Non volevo che sapesse di noi. Perché? È grande abbastanza per capire. Sei tu che non capisci. Oh, sì che capisco. La dottoressa aveva ragione. Ma di che cosa parli? Mi ha aperto gli occhi. E allora? Non voglio essere preso in giro. Avanti, che cosa aspetti? Dimmi quello che pensi. Lo ami, Richard? E mio padre? Lui lo amavi? Sì. E lui ti amava? Sì. Ci amavamo. È per questo che tu sei così bella. Andiamo a dormire. Allora perché è andato via? Benissimo, Daphne. Tu come stai? Ti devo talmente tanto, Josephine. Dovrei ringraziarti fino alla fine dei miei giorni. Mi hai salvata.
Non ringraziarmi. Se tutti i miei clienti fossero come te. Senti, Daphne, ho un piccolo favore da chiederti. Potresti assumere una giovane donna che ti manderò? Ti chiederà sicuramente di lavorare part-time, ma tu prendila a tempo pieno e fai in modo di farla cominciare presto la mattina. Ma certo, non c'è problema. Grazie. A presto, Daphne. Sta cercando un lavoro? No, no. Perché se lo sta cercando, forse posso aiutarla. E con uno stipendio che le permetterebbe di pagare l'albergo. E chi le dice che non posso pagarlo? Ah, è perché aveva troppi soldi che ha lasciato il suo appartamento. Beh, ammettiamo che cerchi lavoro. Allora, ammettendo che cerchi lavoro, ho un'amica che ha un salone di parrucchiere che cerca un aiutante. Come sa che sono una parrucchiera? Ma è il caso. Lei conosce il proverbio tibetano: un mondo senza caso è un oceano senza onde? No. Beh, tanto provarci non costa nulla. Aspetti, le scrivo l'indirizzo. Ecco, ci vado a nome mio. Ecco, bene. Largo, largo, aprite. Mi dispiace, Alice, ma penso che tua madre non abbia capito. Tu non fai più parte del gruppo. Davvero? Non mi vuoi più allenare? Scusami, tu non c'entri. Non ti scusare. Quindi non vengo più. Bene. Un, due, tre. Richard non mi vuol con sé. Quattro, cinque, sei. Puoi giocare quanto vuoi. Sono in paradiso. Josefina, mi hai fatto paura. E a scuola non ci andiamo? Non so come funziona per gli angeli custodi, ma ti avverto che qui, sulla Terra, non abbiamo scuola il sabato. Oh. Dimenticavo, Richard mi ha cacciata. Bello, dai! 7, 8, 9, la tua gioia mi commuove. 10, 11, 12, dal tuo nonno, su, sbrighiamoci. Ehi, hai dimenticato la borsa. Josephine, sono tutti come te, gli angeli. Biondi con gli occhi azzurri? No, non tanto grandi. Ah, no, è come per voi. Ci sono gli alti, i bassi, i gialli, i neri, i brutti, i belli, di tutto. E hai un fidanzato angelo? Oh, non sarai un pochino indiscreta? Sì, ho un fidanzato angelo, ma non lo vedo da molto perché ora è in Africa e laggiù c'è tanto lavoro. Certo che avete una strana idea degli angeli, voi umani. Hai ragione, quelli veri sono più belli. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono la signora Dupuis. Ah, piacere, signora Dupuis, la stavo aspettando. Allora, ho saputo che anche suo padre ha dei saloni di parrucchiere. Ah, sì, sì, è vero. I pony e i bigodini sono una tradizione a casa Dupuis. E come mai non lavora con lui? Per evitare che ci siano morti in famiglia, forse. Ascolti, mi sento un po' a disagio ad offrirle un semplice posto da sciampista se lei è già una professionista del settore. Non ce n'è alcun bisogno, ma per ora posso lavorare solo al pomeriggio. La mattina accompagno mia figlia a pattinare. Sta preparando una gara importante. Questo non è possibile perché ho moltissime clienti. Si tratta proprio di un lavoro a tempo pieno. Ah, allora. Eh sì. Ascolti, se la può convincere, il suo stipendio sarà quello di una parrucchiera diplomata. Penso di non avere scelta, allora. Bene, benvenuta nel mio salone. Grazie. Mi scusi, è tanto che conosce Josephine? Sì. Sì, è una persona a cui devo molto. Ah, ho capito. Ciao, nonnino. Ah, buongiorno, piccola. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per avermi portato mia nipote. Ma scusi, lei chi è? Josephine Delamar, medico della Federazione Sport su Ghiaccio. Ho incontrato Alice alla pista di pattinaggio. Maledetti pattini. Un altro capriccio di mia figlia. Chantal non sta bene, Paul. Ha bisogno di lei. Cosa vuole che faccia? Lei mi odia. Non è neanche venuta a trovarmi in ospedale. Perché pensa che sua figlia la odi? A quanto pare l'ho oppressa. Le ho impedito di vivere. Le ha impedito di coltivare il suo sogno? Era ancora una bambina.
Non potevo mica lasciarla andare a Parigi da sola, no? Andare a Parigi da sola o lasciare lei da solo? Salve, ecco la sua colazione. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Vuole che le avvicini il vassoio? No, grazie. Posso fare da solo. D'accordo. Che cos'hai? Non ti piace mio nonno? Sì, ma non sarà facile far riconciliare lui e tua madre. Devo trovare un modo perché si parlino. Anche se litigheranno, sarà comunque un inizio. Ho un'idea. Tieni, prendi questa. Lasciala in giro nella tua stanza e fai in modo che tua madre la veda. Non se ne parla, Josephine. Mi ucciderà se scopre che sono tornata in ospedale. E poi fare finta che nonno mi ha dato dei soldi. Non sono mica matta. Ma se non ti fidi di me, che cosa ci sto a fare io qui? Ciao, Alice. Dove sei, Josephine? Ritorna. Non è bello quello che fai, si chiama ricatto. Cucù. Non sei simpatica. Va bene, dai, dammi la tua busta. Ce l'hai in tasca. Mi fanno impazzire i tuoi trucchi. Bentornata, mamma. Buonasera, amore. Come va? Com'è andato l'allenamento stamattina? Beh, non mi sono allenata. Richard mi ha mandata via. Cosa? Perché ha fatto questo? Rispondi, Alice! Non urlare, io non c'entro niente. Che farabutto, ma se pensa di farti fuori si sbaglia. Cos'è, una lettera dell'ospedale? E questi soldi? Dove li hai presi? Beh, sono... Sei tornata di nuovo a trovare da sola tuo nonno, è così? Ma non ero sola, ero con Josephine. Con Josephine, ancora? Eri con lei anche ieri? Sì, perché è il mio angelo custode ed è qui per proteggermi. Il tuo cosa? Il mio angelo custode. Sa anche moltiplicare le palline di gelato. Ma dai, Alice, per favore, smettila di dire sciocchezze. Non sono sciocchezze, mamma. Tu resta qua. Entri, Chantal. Come ha capito che ero io? La stavo aspettando. Chi l'ha autorizzata a portare mia figlia in ospedale? Cos'è questa storia degli angeli? Alice voleva andare a trovare suo nonno, l'ho accompagnata, non vedo che cosa ci sia di male. È mia figlia e lei non ha alcun diritto. Cosa vuole fare? Mettermi in cattiva luce e allontanarla da me? Sto solo cercando di aiutarla ad essere una bambina come le altre. Ah, sì? Raccontando le storie di angeli custodi e approfittandosi di lei? Non è che fa parte di una setta? Ascolti, Chantal, so che non è facile da credere, ma io sono... Completamente pazza, sì? Allora, a partire da adesso, non voglio più né il suo aiuto né i suoi regali. E non rivolga mai più la parola a mia figlia. O chiamo la polizia. Tu? Sì. Non voglio i soldi che hai dato ad Alice per umiliarmi. Pensavi che li avrei accettati? Non voglio più niente da te. Più niente, papà. Non capisco cosa stai dicendo. Io non ho dato soldi a nessuno. Sono abbastanza grande per occuparmi di lei. Non ci serve niente. Nonnino caro, non abbiamo più niente, mamma deve soldi a tutti. Penso che abbia completamente perso la testa. Abbiamo bisogno di te. Solo tu puoi aiutarci, Alice. Mi hai detto che se me ne fossi andata non sarei mai riuscita a cavarmela da sola. E vedi, hai ragione. Sono nei pasticci. Ma ne uscirò senza il tuo aiuto. E Alice? È un problema mio, non tuo. È vergognoso quello che stai facendo. Ti ho detto e ti ripeto che non ho mai dato soldi ad Alice. Adesso lasciami in pace. Certo che ti lascio.
Non cercare più mia figlia. Signor Dupuy. Tutto bene, signor Dupuy? Sì, sto bene. Era sua figlia? Su, svegliati. È l'ora del pattinaggio. Forza, dai. Ma Richard ha detto che non vuole più allenarmi. Sono io che ti alleno ora. Cosa? Non direi sul serio. Sì, non c'è altra soluzione per il momento. Dai, sbrigati, che poi devo andare a lavorare. Tieni, metti questo. E passa anche la cera sui pattini. Non ci voglio andare. Vestiti, Alice. Alice! Se mi tocchi, vado alla polizia. Non voglio più pattinare, mai più. Sono stanca. Tu sei stanca? Sì, sono stanca. Ma anch'io sono stanca. Sono stanca di tuo nonno. Sono stanca di Richard. Sono stanca di tutti. Smetti, la mamma! Scusate, ma penso che siano i pattini di Alice. Tieni, Alice, è meglio che tu obbedisca a tua madre e vada ad allenarti. Sparisca. Non ha bisogno dei suoi consigli. Ma dov'è? Beh, le hai detto di sparire. Cucù! Perché hai riportato i miei pattini? Tua madre era fuori di sé, temevo che finisse male. Ho sbagliato tutto, volevo darti un po' di tregua allontanando Richard, ma tua madre è talmente testarda che ha preso il suo posto. Mi sono sbagliata, sono un angelo incapace. Dai, non ce l'ho con te. Capita a tutti di sbagliare. Ti fidi ancora di me? Certo. Che facciamo adesso? Conosci il proverbio polinesiano che dice: se l'oceano è infuriato, non lottare contro le onde, ma aspetta che il vento cali. L'oceano è infuriato e mia madre? Sì. E se vuoi che le onde si calmino, devi qualificarti. Cosa? Vuoi che faccia quelle gare? Non ci credo. Ma cosa ti salta in mente? Non ti preoccupare. Fa un patto con tua madre. Falle promettere che non ti farà più pattinare se ti qualifichi. E io cercherò di farle capire delle cose che non ha capito. Posso provarci, ma non ho un allenatore. Mi occuperò anche di questo. Alice! È mia madre, sta tornando. Nasconditi, là, dentro l'armadio. Non sei ancora pronta? Non hai neanche messo a posto le tue cose, ma insomma... No! Perché urli così? Niente, niente. No, no, niente. Bene, cosa facciamo? Lavoriamo sulle trottole. Quale? La combinata. Allora, che ne pensi? Non è male. Forse c'è poco arco dorsale sulla fine, ma non sono sicura. Che c'è? Non ti riconosco più. Posso fidarmi di te, mamma? Sì, dimmi. Se riesco a qualificarmi... Sì? Poi mi prometti che mi farai smettere con le gare. Ma a che serve qualificarsi se poi non fai i campionati? Io faccio contenta te qualificandomi e tu me facendomi smettere il pattinaggio e iscrivendomi a disegno. Cos'è questa novità? Non sarà mica un'altra idea di Josephine. Tu vedi Josephine dappertutto. È una cosa fra te e me. Allora, me lo prometti o no? D'accordo. Continuo ad allenarmi, ma non mi qualificherò mai. Così va bene? Alice, torna qui, per favore. Che ti succede? Mi fa male un piede, allora smetto. Va bene, hai vinto. Streghetta. Buongiorno. Oh, nasconda la gioia di vedermi. Non ho nessuna voglia di parlarle. Sono venuta a scusarmi, sono stata dura con lei. Non serve che si scusi, visto che aveva ragione. Chantal mi ha preso in giro per bene. Chantal non l'ha presa in giro. Vuole solo che Alice diventi una campionessa e sarebbe pronta a tutto.
Sì, ma ci sono dei limiti. Io sono sempre stato onesto con lei. L'amava? Beh, no. Io la amo. Beh, anche Chantal ama lei. A modo suo, è vero. Abbia un po' di pazienza. Un proverbio senegalese dice: se la lenza è imbrogliata, pensa prima a sbrogliarla. Il pesce aspetterà. Io non sono paziente, Josephine. Richard, Chantal non sta affatto bene. Cerchiamo di aiutarla. Ah, no, mi tratta come uno stupido e lei vuole che io la aiuti? Ah, la smetta di fare il macio, è fuori moda. E che dovrebbe fare un macio alla moda? Chantal vuole che Alice si qualifichi. Senza di lei non ce la farà. Accetti di allenarla di nuovo. Ma è stata lei a dirmi che la bambina corre rischi seri se continua a pattinare? Ho detto una bugia. Le radiografie che ha visto non sono di Alice. Insomma, la piccola ha mal di schiena, ma diciamo che non corre pericoli. Adesso è lei che mi tratta come uno stupido. È la federazione che vi insegna certi giochetti? Era l'unico modo che avevo per farle allentare la pressione. Bene, e cosa le fa credere che Alice accetterà di riprendere gli allenamenti con me? Per una volta nella sua vita potrebbe fidarsi di una donna piccola, bionda e con gli occhi azzurri. Tu e nonno, quindi, non farete mai la pace? Tuo nonno è un uomo impossibile. Vuole controllare sempre tutti e poi non fa che mentire. No, lui non è un bugiardo. È Josephine che ha messo i soldi nella busta. Perché tu andassi a trovarlo e ci parlassi. Non voglio l'aiuto di quella donna. Perché mandi via quelli che vogliono aiutarti? Prima o poi ti ritroverai da sola. Sono sempre stata sola. E poi smettila di difendere questa Josephine. A me è simpatica Josephine. Vai a vivere con lei se è meglio di me. Ma che cosa dici, mamma? Ah, ecco Richard. Come va? Alice. Alice, puoi lasciarci soli, devo parlare con tua madre. Tranquillo, ho capito. Vado a fare un giro. Siedi. Non voglio che la nostra storia finisca così, per una discussione. Neanche io, ma... mi hai mollata. Scusami. Se Alice vuole, può riprendere l'allenamento con me. Continuo a non poterti pagare. Io non ti ho chiesto niente. Come hai fatto per l'albergo? Ho trovato un buon lavoro. Mi hanno dato un anticipo. Tutto si risolve. Vieni a vivere con me, Chantal. Ti giuro che Alice non è un problema. Le rendo la vita difficile sul ghiaccio, ma la adoro, tua figlia. Il cassone di un camion ha una capacità di 5 tonnellate. Quanti viaggi deve fare per trasportare 15 tonnellate di sabbia? Ancora storie di sabbia, non ci capisco niente. Beh, eppure è semplice. Che cosa ci fai qui? Da dove sei entrata? Dalla porta. Ma non è possibile, l'ho chiusa. Sei entrata dal camino? No, quello è Babbo Natale, non gli rubo il lavoro. Diciamo dal condotto di aerazione. Smettila con i tuoi trucchetti. Vuoi che ti aiuti? Sì, è abbastanza difficile. Ma dobbiamo sbrigarci, mamma sta per tornare. Perché mi guardi così? È fortunata la tua mamma. Non hai figli, Josephine? Perché? Hai paura che vengano come te? O il tuo fidanzato non vuole? Né uno né l'altro. Perché allora? Gli angeli custodi non hanno figli, è così. I genitori ce li hai però. Non hanno nemmeno genitori. Josephine, pensi che io sia un mezzo angelo, visto che non ho un papà? Non hai un papà? Sono sicura di averne uno, ma mamma non ne vuole parlare. Dice, è come se fosse morto. Ma non è bello essere la figlia di un morto. Lo vuoi conoscere? Non lo so. Se è noioso come mamma, preferisco di no. Sarebbe difficile per un angelo trovare il mio papà. Beh, sì, dipende anche da dove vive. Sai, noi angeli abbiamo ognuno il nostro settore. Se non puoi trovare quello vero, fai in modo che vada d'accordo con Richard.
Che ci fa lei qui? Sei tu che le hai aperto? Sì, cioè no. Mi ha aiutato in matematica. Non ci capivo niente. Che cos'è questa storia? Se ne vada da qui immediatamente. Chantal, le devo parlare. Fuori! Ok, d'accordo, ciao. Alice, ne ho abbastanza. Adesso basta. Pronto? È il commissariato di polizia? Grazie, bel moschettiere. Mi scusi, non potrò restare a lungo perché ho un sacco di cose da fare. Guardi che la stiamo portando in centrale. No, scusi, faccio tardi. Dipende dalla sua fedina penale. La fedina? 600 anni fa ho rischiato il rogo per stregoneria, ma non credo che abbiano più il mio dossier. Dai, sbrighiamoci. Su. Non è una cosa bella, mamma. E poi tanto, anche se la mettono in prigione, Josephine può scappare quando vuole. Passa attraverso i muri. Finiscila con queste sciocchezze. Penso che quella donna sia squilibrata. Non voglio che tu la veda più. Non è pazza. È che a te dà fastidio. Su, dormi adesso. Altrimenti domani sarai stanca. Vuole bere qualcosa? Ha del latte alla fragola? Solo acqua. No. Nome, cognome, età, professione. Delamare Josephine, 2000 anni, angelo custode. Prego, età? 2000 anni, ma so che non li dimostro. Sì, sì, certo. E la sua professione qual è? Angelo custode, caro. D'accordo. E se le chiedo il suo indirizzo, mi dice che abita in paradiso? Assolutamente, ma se lo sa, perché me lo chiede? Ma via, mi ha preso per un imbecille. Glielo giuro, abito all'Hotel Paradiso. Va bene. Facciamo in un altro modo. Lei è già stata ricoverata in strutture mediche specializzate? Prende calmanti? Oh, no, 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 no. Io sono calma per natura. Bene. Parliamo seriamente adesso, signora Delamar. Chantal Dupuy la accusa di appartenere a una setta e di pregiudicare l'integrità morale di sua figlia. È un'accusa molto grave. E obbligare una bambina a pattinare 6 ore al giorno non è grave? Spetta all'assistente sociale e al giudice dei minori valutare. Lei non è nessuno dei due. Se la signora Dupuy sporge denuncia, il tribunale dei minori dovrà intervenire. Quindi segua il mio consiglio. Si tenga lontana da quella bambina. Su, se ne vada. Non voglio più vederla. Grazie, capitano. Spero di fare la cosa giusta. Gabriel Gauthier? Sì, cosa vuole? Buongiorno, vengo da parte di Paul Dupuy, le posso parlare? No, mi scusi, non lo conosco. Aspetti. Ma come ha fatto? Le dicevo, vengo da parte di Paul Dupuy, il padre di Chantal. Senta, mi lasci in pace. Non voglio pensare al passato. Sei tu, tesoro? Sì. Puoi rispondere, sto facendo il bagnetto ai bambini. Sì. Sì, pronto? 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 Com'è arrivata qui? Potrebbe ascoltarmi per 30 secondi. Ho delle rivelazioni importanti da farle. Che cosa vuole da me? Le mie lettere. Le lettere che avevo scritto a Chantal. Che cosa vuol dire? 10 anni fa lei è partito per il Canada per lavorare in una compagnia mineraria. Lì ha scritto a Chantal e le ha chiesto di raggiungerla. Intanto Chantal le aveva scritto molte lettere. E il fatto è che nessuna lettera è mai arrivata a destinazione, né in un senso né nell'altro. Il padre di Chantal le ha intercettate. È mostruoso.
E lui le ha chiesto di trovarmi per dirmi questo? Sì. Mi ha affidato le lettere. Perché 10 anni dopo? I rimorsi. E non è tutto, Gabriella. Ho altre cose molto importanti da dirle, ma non posso farlo qui. Potrebbe venire domani mattina alla pista di pattinaggio alle 10? Conto su di lei. Gabriel? Gabriel? Gabriel, caro. Chi era al telefono? No, nessuno, hanno sbagliato. Tutto bene? Sì. Sicuro? Sì. Come ti senti? Ho paura. E la schiena come va? Così, così. Stringi i denti, piccola, otterremo la qualificazione. Ce la farai. Non dimenticare la promessa. Vado a vedere in che posizione sei. Cucù! Temevo che non venissi. Beh. Com'è andata alla polizia? Mi hanno torturata. Però non ho parlato. Ma no. Allora, sei in forma? Sì, solo che ho paura. Boh. Rimani con me? Ci mancherebbe, sarò in tribuna. Brava! Bravissima, Teresa. Sei contenta? Non hai niente da perdere. Se non ti riesce una figura, non fa niente, non ti innervosire. Prenditi il tempo che ti serve. Ed evita di sforzare troppo la schiena, va bene? Andrà bene. Augurami buona fortuna. Sono qui con te. Buona fortuna, piccola. Vai. Sulla pista, Alice Dupuis. Di tempo. Allora, facciamo in fretta. Shh, guardi la piccola come pattina bene. Può esserne fiera. Si chiama Alice. Alice Dupuis. È la figlia di Chantal. Chantal? Chantal. È sua figlia. È vostra figlia. Andiamo a bere qualcosa. Così saremo più tranquilli. Sì. Chantal e Alice sanno delle lettere? No. Paul Dupuis voleva che fosse lei il primo a sapere. Oh, che peccato. Sono d'accordo, ma non serve a nulla rimpiangere il passato. È il futuro che conta. Le concorrenti qualificate ai campionati nazionali stanno per essere premiate e sono le seguenti. Emilie Arnal. Felice de Vaillant. Julie Bouliot. E Alice
Lei chi è veramente? Che importanza ha? È Chantal che conta. Lei si è rifatta una vita. Chantal non ancora. Mi piacerebbe parlare a quella bambina, cioè a mia figlia. È troppo presto, Gabriel. Sarebbe meglio parlare prima con Chantal. È bene che Alice impari a conoscerla. Forse ha ragione. Mi aiuterà? Promesso. No. Scusi, signore. Non fa niente. Tutto bene, piccola? Tieni. Alice. Lei conosce il mio nome? L'ho sentito prima quando hanno annunciato i risultati. Complimenti per il successo. Grazie, signore. Oh no, ho dimenticato i pattini. Mi aspettate, ragazzi? Sì, sì. Ma si è qualificata ai campionati nazionali. E la tua promessa, Chantal? Io voglio che faccia i campionati, hai capito? Quando si fa una promessa a un bambino, bisogna mantenerla. Non le puoi fare questo. Sei cattiva. Tieni, la medaglia è tua. I campionati falli senza di me. Allora, cosa aspetti? Corri! Alice! 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 Nonnino. Che succede, piccola? Voglio vivere con te. Non ne posso più di mamma. Neanche Josephine mi piace più. Dai, andiamo via. Non possiamo andare via così. Non mi lasceranno uscire. Ma ormai stai benissimo. Sei guarito. Portami a casa con te. Cosa fa, signor Dupuy? Scappa? Anche se la sua guarigione è miracolosa, non è ragionevole andarsene così. Sono ragionevole da una vita, è ora di cambiare. Non glielo posso impedire, ma deve firmare una liberatoria. Su, avanti, mi segua. In capo al mondo. Dov'è in capo al mondo? Ma che famiglia di matti. Adesso è la nipote che rapisce il nonno. Aspetta! Alice! Alice è andata via con suo nonno. Cosa ci fa lei qui? Mi lasci in pace. Da quando è arrivata lei la mia vita è un disastro. Senta, Chantal, non sono qui da sola. C'è qualcuno che vorrebbe parlarle. Buongiorno, Chantal. Io vi lascio soli. Aspetti, Josephine. No, non avete bisogno di me. È lei che mi ha chiesto di venire. Non c'è Alice? Beh, diciamo che ti ha aspettato per 10 anni e poi si è stufata e allora è andata a fare un giro. Non sarei mica arrabbiato. Non sapevo che avessimo avuto una figlia. Divertente. Non sto scherzando. Tuo padre non ha mai spedito le tue lettere. Se le è tenute. E ha anche intercettato le mie dal Canada. Sì.
Adalys, che cosa hai detto di me? Che sono un padre indegno che non voleva riconoscerla? Che sono morto, che sono andato a vivere con gli Zulu? Le ho detto che è come se fossi morto. Già. Allora, aiutami a rinascere, no? Io devo prepararla dolcemente. Sì, anch'io dovrò preparare i piccoli all'idea che hanno una sorella. E tu? Tu non hai nessuno? Sì, c'è Richard, l'allenatore di Alice, ma ho sbagliato tutto con lui. Chantal, puoi contare su di me se vuoi. Grazie. E poi, se abbiamo qualcosa da dirci, evitiamo di scrivere. Ci telefoniamo. Perché non mi ha detto niente? Perché non è facile parlare con chi ti prende per pazza e rifiuta di ascoltarti. E poi non spettava a me dirle queste cose. Mio padre è un mostro. Forse possiamo trovargli delle circostanze attenuanti. Allora, adesso ha due soluzioni. Sopprimere il mostro o addomesticarlo. Quale sceglie? E lei cosa farebbe, Josephine? Forse sarebbe ora di firmare l'armistizio. Vada a trovare suo padre, ma non gli dica niente né delle lettere né di Gabrielle. Ma chi le ha parlato delle lettere? E Gabrielle? Come ha fatto a ritrovarlo? È suo padre che me ne ha parlato. Per Gabrielle l'elenco telefonico. Non mi crede? Perché fa tutto questo? Perché smetta di far pattinare Alice che non ne ha più voglia e che vuole essere una bambina come le altre. E perché lei smetta di considerarsi un'eterna fallita. È così giovane, Chantal. Lei non è un medico. Cosa vuole che sia? Un angelo custode? Aprimi, papà! Sono io! So che Alice è lì! Possiamo parlare? Cosa abbiamo da dirci? Che chiami un medico? No. Non è niente, è solo stanchezza. E ultimamente penso di aver saltato molti pasti. Deve essere rimasto qualcosa. Se tua figlia non ha divorato tutto, perché le piace quello che si mangia qui, mica è quella roba dietetica che fai tu, che non è buona neanche per i pesci rossi. È rimasto camembert e prosciutto. Ti preparo un piatto. Parleremo domattina, se vuoi. Puoi dormire qui. Dormo con te, mamma. Sì. Scusa se ti ho abbandonata. Sono io che ti chiedo scusa. Non avevo capito niente. Sai, io non ho mai pensato che fossi cattiva. Sei infelice. Adesso mangi, eh? Ho tanta fame delle tue coccole. Non ci lasciamo più, mamma. No, non ci lasciamo più. Mai più.
piccola mia. Ma che ci fa lei qui a quest'ora? Posso entrare? Certo. Posso sedermi? Prego. Grazie. Cos'è venuta a dirmi? Che lei è nato per fare il postino, Paul. Mi dispiace, non capisco. Parlo delle lettere che tiene nascoste nella scrivania. Come fa a saperlo? Ma lei chi è, santo cielo? Che cosa vuole da me? Shh, parli piano, sveglierà Chantal e Alice. Sto solo cercando di rimettere le cose un po' a posto. Lei sta lavorando per Gabriel. Vuole vendicarsi. Oh, no, 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 no. Non credo proprio che Gabriel sia vendicativo. Ma avrebbe motivo di esserlo, non le pare? Che cosa vuole, allora? Voglio solo che sua nipote sia felice. Beh, anch'io! Che cosa devo fare? Dica la verità a sua figlia. Ah, no, non mi chieda questo. Allora gliela dirò io. No, aspetti. Buongiorno, nonno. Oh, buongiorno, tesoro. Dormito bene? Sì, anche se mamma ha preso tutto il posto e non smetteva di muoversi. Ah. E Josephine dove ha dormito? Josephine? Hai sognato, nonno? Josephine non è qui. No, non ho sognato. Mi piacerebbe. Porta questo a tua madre, io ti preparo la cioccolata. Fa attenzione. Portaglielo tu. Ho paura di farlo cadere. Me la faccio da sola, la cioccolata. Che c'è? Beh, ti ho portato il caffè. Ora ti spiego. Josephine mi ha detto tutto. Ma perché? Perché mi hai rovinato la vita? Gabriel non aveva un mestiere. Ti faceva fare una vita assurda. Ho solo temuto per il tuo futuro. No. La verità è che non volevi restare solo dopo la morte di mamma. E mi hai impedito di andarmene. No, questo non è vero. Non è vero. Sì, è vero, papà. Hai ragione. Nonno. 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 Ah. Ve ne andate? Beh, Alice va a scuola e io vado a lavorare al salone. Puoi lasciarci soli 5 minuti, Pulcino? Non vi siete detti tutto? Va bene, ho capito. Vado a fare un giro. Come va il tuo lavoro? Beh, la proprietaria è simpatica e poi paga bene. So che non potrò cancellare il male che ti ho fatto, ma vorrei... Ho messo in vendita i saloni. Se vuoi, te ne do uno subito. Ti prego, accetta. Non rifiutare il mio aiuto. Non è questo, ma...
Non so se ne sarei capace. Gestire un salone, i dipendenti, non è facile. Ma se l'ho fatto io. Ma... E poi all'inizio posso darti una mano. Allora? Alice! Mi hai fatto paura. Però sono contenta di rivederti. Tieni, ti ho portato un regalino così non ti dimentichi di me. Che bella questa scatola. Oh, i pastelli. E poi ti ho portato anche questa. Ma io l'ho già visto. Sì? Alla pista di pattinaggio. Sì, è venuto alla tua gara. E... credo che lo rivedrai presto. Mio padre. Proprio così. Hai ritrovato mio padre? Sì. Beh, che vi succede? Sembrate così strani. Inizio una nuova attività. Nonno mi ha dato uno dei suoi saloni. Davvero? Che bello! E questo grazie a Josephine. Dai, faremo tardi a scuola. Andiamo. Aspettate. Dove dormite stasera? In albergo, finché non troviamo casa. Perché non venite a stare qui? C'è così tanto spazio. Non è una questione di spazio. Voglio vivere la mia vita. E tu puoi fartene una tua. È già ricominciata la mia vita. Mm. Dai. Cosa pensi? A niente, mamma. Non sai mentire, piccola mia. Pensi al tuo angelo custode? Adesso ci credi che è il mio angelo custode? E tu ci credi? È come se ci credo. È lei che ha fatto tutto questo. Allora, se ci credi tu, ci credo anch'io. Io vado. Aspetta, vengo con te. Ti iscrivo al corso di disegno. Sì! Parlo con la maestra. Sono felice. Non sei più arrabbiata con lei? Neanche con Josephine? Solo gli imbecilli non cambiano opinione, è un proverbio cinese. E poi Josephine è stata brava. Guarda un po' là. Molte grazie. Tieni. Puoi andare. A presto. Sì, a presto. A presto. Pam 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 pam, il cerchio, sì? Pam 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 pam, e ora chiudiamo la figura. Così. Stop. Perfetto.
Per l'altro ci vediamo la settimana prossima. Io vi ringrazio. Spogliatoio. Ciao, Frederick. Ciao. Ciao, Philippe. Ciao, Caroline. Tu va a dormire presto. Voglio vederti in perfetta forma. Va bene. E lei, Richard Lanzi? Ma che ci fate qua? Beh, volevamo sapere se la tua proposta è ancora valida, eh? Sì. Non abbiamo più una casa. E così, adesso? Ma certo. Sì, adesso. Va bene, vado a fare l'ultimo giro sul ghiaccio. Dai, dai, corri, 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 corri! Penso che inizierò a pattinare. C'è Josephine! Ciao, Josephine! Alice, ti aspettiamo al bar. Josephine, sei venuta. Non potevo andar via senza salutarti. Ma prima di farlo voglio mostrarti una cosa. Che cosa? Non è qui, ti ci devo portare. Sei pronta? Sì. Uno, due, tre. Accidenti, che bello! Si vede tutta la città. Sì, e vedi quella torre laggiù? In una strada lì sotto abita tuo padre. Ora te ne vai. Beh, non hai più bisogno di me. Posso tornare a casa. Tornare dove? Non hai una casa. Resta con noi. Alice, ti ho già detto che non è possibile. Aspetta. Ho un regalo per te. Ti ho fatto un disegno con i pastelli. Josephine, se ho dei problemi nella vita, mi vieni ad aiutare? Te lo giuro. Sei pronta? Sì. Torniamo a casa. Sì. A presto, Josephine.